Allora, illustrerò molto brevemente di cosa tratta il lavoro premiato. Un tentativo di traduzione del titolo in italiano in modo che sia un pochino più chiaro quello che hanno fatto. Estensione della tecnologia OpenFlow per utilizzare il paradigma delle Software Defined Networks nell'internet del futuro. Allora, il premio Carlini era destinato a chi faceva un lavoro sui temi Future Internet e tecnologie abilitanti al lavoro collaborativo in rete. In questo caso siamo nell'ambito Future Internet. Infatti il lavoro di Castrucci e Simeoni, sì, che non è che sono due vincitori a pari merito, premiamo un unico lavoro presentato da due autori. Il loro lavoro si inserisce nel filone di ricerca di OpenFlow e delle Software Defined Networks. Cioè, l'idea che c'è dietro a questi lavori è quella di avere reti in cui gli apparati di rete, cioè i router e gli switch, invece di fare quello che fanno normalmente, cioè di basare le loro decisioni di instradamento sulla base di messaggi che si sono scambiati fra di loro, no? I famosi protocolli di routing, il colloquio degli apparati di rete avviene con dei server centrali mediante un meccanismo che appunto si chiama OpenFlow. Dopodiché sono i server centrali che possono istruire opportunamente tutti gli apparati in modo da avere una modalità di inoltro dei dati coerente a livello di rete e decisamente più sofisticata di quanto sarebbe ottenibile nel caso dei protocolli tradizionali. Allora, il lavoro di Castrucci e Simeone in particolare consiste nell'introdurre nuove funzionalità per permettere a questi controllori centrali della rete di effettuare le loro scelte anche basandosi sulle condizioni del traffico della rete. Questo è un aspetto che con i protocolli di routing tradizionali non è possibile risolvere, quello di far sì che i router decidano gli instradamenti scegliendo i percorsi che danno luogo alle migliori prestazioni, proprio perché se le decisioni devono essere basate sulla base di istruzioni arrivate dagli altri apparati confinanti, queste istruzioni arriveranno sempre in ritardo e le scelte saranno il più delle volte sbagliate, mentre invece l'utilizzo delle Software Defined Networks in questo contesto qua sicuramente può portare a un deciso miglioramento dello sfruttamento delle prestazioni della rete. Questo è quanto. Grazie Soman. Il lavoro che ha presentato Caraviglio è la descrizione dell'attività che lui ha svolto nel periodo del dottorato, da lui svolto presso Ingegneria Elettronica e delle Comunicazioni del Politecnico di Torino. Quello che ha fatto Luca Caraviglio è stato di dedicarsi allo studio di soluzioni per ridurre i consumi energetici delle apparecchiature informatiche e telematiche. Quindi per condurre questi studi non ha soltanto sviluppato studi teorici, ha anche avuto modo di sperimentare quello che ha fatto su infrastrutture reali, quindi sia su reti locali del Politecnico stesso, ma anche ha avuto a disposizione qualche collaborazione con dei provider che gli hanno permesso di sperimentare le sue idee sulle loro reti. Allora, l'idea di base, che sta alla base delle proposte di risparmio energetico nelle reti, è quella di avere una valutazione delle quantità di traffico trasmesse in modo da mettere in stato dormiente quegli apparati che sono superflui in quel dato momento. E quindi il grosso del lavoro consiste nello sviluppare i criteri
logici sulla base sulla cui base fare queste scelte, cosa spegnere in che momento e così via. Oltre a fare questo studio per quanto riguarda reti, lo ha fatto anche per le reti di computer. In particolare ha sviluppato una soluzione poi adottata dentro il Politecnico di Torino, grazie alla quale i computer del Politecnico, che vengono giustamente abbandonati accesi anche fuori orario di lavoro, possono comunque essere spenti, cioè messi in stato dormiente e riattivati ad ore predeterminate, tutto in base ad un sistema da lui sviluppato. La cosa interessante è che con l'adozione della soluzione Caraviglio il Politecnico ha raggiunto risparmi dell'ordine del 40% sui risparmi dei computer, il che direi che è un risultato senz'altro da premiare. Grazie.